Lunedì 16 aprile siamo a Marcelli per questa seconda semifinale di Coppa di Lega di fronte al GS Alba Nuova Castelfidardo in tenuta bianco-azzurra e l'FPP United in tenuta grigio-avio. Entrambe le formazioni nei quarti di finale hanno vinto facile o comunque con tranquillità il GSA sul L'Osimo Five per 5-1, mentre l'FPP contro il Jolly per 6-0. Partiti subito cittadini a servire Campetella, che va abbondantemente out, e poi Malizia impegna così Titarelli al terzo minuto. Delizioso il proponimento di Diego Carinelli, la palla ovviamente dal set, ancora un bellissimo intervento da Paolo Titarelli, questa volta a terra. Inizia soffrendo un po' il GSA, GSA che si affida alla ripartenza. Questa volta è ancora Tittarelli che viene chiamato in causa, ancora di fronte a Malizia. Siamo all'ottavo minuto quando il GSA con Cittadini prova a reagire e soffre nella ripartenza avversaria. Siamo attorno al tredicesimo quando ancora Carinelli a provare dalla distanza, nulla di preoccupante per Tittarelli. Campetella prova con il suo destro a impegnare Norcini, che si ripete su Sampolisi. Parte il contropiede dell'FPP a terra, Reucci che non trova la diagonale, la palla viene deviata, calcio d'angolo, ancora Malizia, stessa identica destinazione. Reagisce il GSA con Campetella, poi per il tentativo di Perucci, altissimo sulla traversa. Verso il ventesimo quando ancora una volta il GSA prova per vie centrali, ma nulla di fatto, 0-0 questo primo tempo, forse i punti un pochino più pericoloso l'FPV United. I grigi ripartono ancora con possesso palla a terra per vie centrali con Carinè, alza la testa è il numero 9, scala la marcatura prima Perucci, poi Capetella, la palla per ancora Capetella, la perde, poi ci prova Carinelli, batter, la palla viene strozzata, non le preoccupate, fino ad arrivare a questo straordinario capolavoro di Paolo Campetella al quinto minuto per l'1-0 per il GSA. GSA che si libera dalla pressione avversaria e comincia ad essere, vedete qui Walter Carinelli prova il colpo di classe di tacco, non si fa sorprendere Tittarelli. Stavamo dicendo che il GSA comincia a premere e a prendere fiducia nei propri mezzi. Qui in due tempi Tittarelli, fino a Sampaolesi che sfiora al dodicesimo e al quattordicesimo gli chiude la porta Norcini, poi Tittarelli lancia per Capetella che ancora una volta per vie centrali riesce a raddoppiare 2-0 al sedicesimo gol di Paolo Capetella. Conduce il GSA, qui siamo al 17esimo, Malizia sulla sinistra per Canarini, il bellissimo po' di tacco di Marco Reucci che riapre la partita 2-1 GSA. Ancora Marabini che prova, non riesce il tocco di Reucci, che un minuto più tardi perde il tempo contro Tittarelli, poi sulla sinistra, dopo un primo tentativo, va a segno nel secondo Edoardo Baleani per il 3-1. Siamo alla ventesima, GSA che prova ancora una volta con il numero 14, autore della terza rete. Calcio di punizione al 23esimo della ripresa, e ancora una volta Paolo Capetella per la sua tripletta personale. Siamo sul 4-1, GSA che spinge per vie laterali. Reagisce l'FPP, cerca di impostare il proprio contropiede. Carinelli lotta a centrocampo, Marvini si invola e accorcia 4-2 per il GSA. Ancora l'FPP che prova dalla distanza, nulla da fare. Siamo nei minuti finali, prova ancora il GSA dalla destra, Campetella, la palla termina
tra i piedi di Baleani per il 5-2 nel recupero praticamente. Trelli salva sull'attaccante dei grigi in due tempi, l'arbitro dice che può finire così, 5-2 per il GSA, che si aggiudica questa semifinale.